Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, giornata dell'architettura a Gorizia, all'università di Via Alviano, ecco qua, mi ricorda ancora i tempi d'oro, quando che è venuto Dalai Lama, Severnadze, dove che io ho fatto l'inaugurazione di questo Ateneo, dove che praticamente ho fatto le prime 4 lauree a Gorizia, in quell'epoca scienze diplomatiche, e oggi si viene a parlare in questo bellissimo convegno, giornata dell'architettura a Gorizia. Salutiamo intanto innanzitutto il grandissimo professore architetto Sergio Pratali Maffei, professore associato al restauro dell'Università degli Studi di Trieste. Bene, allora ecco qua siamo entrati, ho dei ricordi veramente molto belli, qua è venuto anche Severnadze. Ecco, allora voglio dire che questo convegno sono intervenuti istituzionali il Paolo Rosato, direttore del Dipartimento di Architettura e Ingegneria dell'Università di Trieste. Poi abbiamo Alessandra Marin, che l'ho intervistata, coordinatrice del corso di laurea magistrale di Architettura a Gorizia. Poi abbiamo Massimo Rocco, che l'abbiamo già anche intervistato, presidente dell'Ordine degli Architetti di Gorizia, grande combattente, Gianluigi Chiozza, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Carigò. Poi abbiamo Corrado Azzolini, sovrintendente delle archeologie, delle belle arti, paesaggio del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo intervistato dopo, per Villa Luise. Poi abbiamo Pierluigi Blasio, direttore regionale dell'Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo poi Linda Tomasic, sindaco del comune di Gradisca. Poi abbiamo anche Franco Lenarduzzi, sindaco comune di Ruda. Poi abbiamo Raffaele Catabiano, presidente dell'associazione di è scritto così in piccolo, Amideria Chiozza, scusate. Poi c'è Sofia Pecchiar, presidente Argo, associazione degli studenti di architettura di Gorizia. Scusate, sono le scritte così in piccolo che uno povero come me che vede veramente poco. Allora andiamo a sentire un attimo il tutto da questo Corrado Azzolini, sovrintendente. Andiamo, ascoltiamo e lasciamo il tutto, dopo ci sentiamo verso la fine. È l'unica forse macchina a vapore tuttora esistente nel sito originale presente in Europa. E se poi dietro la macchina, diciamo, c'è tutto il resto della fabbrica che questa macchina fa funzionare, siamo in presenza di qualcosa di veramente importante che deve essere salvaguardato, ma sicuramente anche la valorizzazione diventa qualcosa di fattibile. Sergio ricordava prima dei luoghi del cuore. Quest'anno, con un impegno significativo da parte degli associati, ma da parte di tanta gente che non conosceva e che non conosce la libreria, ma che comunque ha firmato, ci siamo classificati primi con 13.288 firme nella raccolta firme dei luoghi del cuore in Regione Friuli Venezia Giulia, e 21esimi in Italia. 21esimi in Italia, considerate che la prima, che è una villa di Firenze, ha avuto 50.000 firme. Le nostre 13.288 firme in provincia di Udine sono obiettivamente una manifestazione estremamente significativa dell'interesse della popolazione, della gente qualsiasi, perché con i luoghi del cuore si raccolgono firme di gente qualunque interessata alla valorizzazione e a poter, speriamo in un futuro prossimo, visitare questo bene. Grazie. Ringrazio l'ingegner Cartabiano e l'associazione di esperti a livello nazionale. E passo ringraziando Sofia Pecchia, presidente di Argo, l'associazione dei nostri studenti di architettura, la parola a un'altra associazione, quindi chiedendole di raccontarci di cosa fanno e qual è il loro ruolo all'interno di questa giornata. Grazie professoressa Marina. Io rappresento l'associazione degli studenti di Argo, una giovane associazione che cerca di dare un po' voce, immagine in città di quello che cerchiamo di fare nella migliore maniera in aula. Siamo degli studenti di architettura, siamo di diversi anni, quindi
c'è un bellissimo scambio culturale di visioni dell'architettura, in ambito sia teorico che pratico, e dobbiamo soprattutto ringraziare il professor Bertali per la disponibilità in tutti questi eventi, che forse è proprio lui l'artefice un po' di tutte queste cose. Siamo studenti, siamo ovviamente legati alla nostra ingenuità, a tutta l'età, però siamo persone molto volenterose di fare qualcosa per il futuro. Mi ritrovo qui in questo tavolo con una cultura, cioè, enorme, e mi sento un po' anche fuori luogo, se posso dire. Sono molto giovane, quindi mi spaventa tutto questo confronto, che non riuscirò sicuramente mai a reggere, però è una bellissima opportunità, e forse era una cosa, per quanto riguarda l'associazione, forse irraggiungibile. E per questo dobbiamo ringraziare il professor Brattali, che ci ha dato questa possibilità, anche regalandoci, ospitandoci nella sua galleria a Verastello, ci dà la possibilità di esprimerci in città, che è una cosa che per l'università è molto importante, soprattutto per quanto riguarda l'ambito architettonico, molto più moderno e tutto. Noi non siamo legati più magari al passato, da queste un po' monotone aule. Quindi ringrazio il professor Brattali per tutta la disponibilità e la nostra città, che ricordiamoci è una città universitaria, non è una città qualunque, quindi ha la sua rilevanza. Grazie. Un po' il motore iniziale di questa iniziativa, forse addirittura su questa punta. Ecco il professor architetto Sergio Brattali Maffei, dobbiamo dire giusto, di Venezia, mi raccomando. In cui decidono di fare una cosa, la decisione forse, la fase decisionale forse quella più problematica, ma nel momento in cui la cosa si decide, si realizza. Ti ringrazio anche perché sono di costante stimolo per noi, e senza di loro ovviamente non avrebbe senso questa scuola, non avrebbe senso questa nostra attività. Infine volevo sottolineare la necessità appunto di uscire dalle aule. Noi oggi ci ritroviamo qui, ma la presenza delle istituzioni territoriali significa che in realtà lavoriamo effettivamente, come è stato più volte ricordato, sul territorio e nella città che ci ospita. Ringrazio ancora tutti i presenti al tavolo, adesso ci sarà un cambio per dare via a questa seconda parte della mattinata. Bene, adesso andiamo invece con l'intervista a Corrado Azzolini, sovrintendente. Corrado Azzolini, sovrintendente. Archeologia, Variati e Paesaggio del Friulense Giulia. Del Friulense Giulia, comunque lei Gorizia la conosce bene. Abbastanza. Senta, allora mi hanno detto, dille, parlami, ed era una cosa importantissima, Villa Aloise, visto che i responsabili dell'architettura dell'Università di Gorizia si sono dati da fare per questa Villa Aloise, e alla fine questo bel contributo che ci è arrivato a noi a Gorizia è andato a finire a Later. Cosa c'entra? Dico io, ecco, risponda. Allora, io purtroppo sul tema dello specifico, riguardo alla, come dire, alla dislocazione, se vogliamo dire, di quello che è il finanziamento, o meglio l'incarico che è stato assegnato a un soggetto piuttosto che essere messo a gara o altro, su questa non è una mia competenza. La mia competenza, come sapete, è legata a quelli che sono gli argomenti sul progetto, e quindi quando questo sarà assolutamente formalizzato, certamente ho dato dei consigli tanto tempo fa alla società, comunque al consiglio di amministrazione, riguardo a quelle che erano le potenzialità e o i pericoli che erano insiti in quel momento nello stato di degrado di Villa Aloise. Certamente loro sanno benissimo che il progetto deve essere a firma di un architetto abilitato, questo perché evidentemente lo dice la norma italiana
in questo momento sui beni culturali c'è bisogno assolutamente della firma di un architetto abilitato, ma riguardo a quelle che sono le modalità con cui la proprietà dispone in merito a quelli che sono appunto gli incarichi professionali, noi non entriamo in merito, nel senso che è un procedimento che esula da quelle che sono le competenze della soprintendenza. Senta, per concludere, visto che noi avremo l'elezione del sindaco il giorno 11 giugno, sì, lei cosa potrebbe dire al futuro sindaco che si insedierà a Gorizia? Guardi, sua... allora, niente di più di quello che abbiamo detto esattamente fino a poco fa, sì, e cioè di considerare questa città come una città che ha una storia e una geografia particolarissime, che quindi queste devono diventare elemento per poter, come dire, non solo andare fieri, ma portare avanti dei discorsi che tante altre città non hanno, e quindi che siano elementi veramente di, che spronino a soluzioni che devono fare proprio conto con queste caratteristiche, invece che diventare elementi su cui, per esempio, un po' piangersi addosso, esatto, come sì, succede alcune volte. Questo deve essere dare in là, appunto, sì, a tutta una serie di soluzioni, a parere mio. Gorizia ce le ha e quindi deve fare i conti con questo. Benissimo, allora facciamo in modo che questi siano elementi che possano andare a favore della cittadinanza. Grazie mille e buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie. Bene, io spero che il sindaco che verrà abbia capito quello che ci ha detto. Bene, qua abbiamo la parte nuova e la parte vecchia, dove che Sgarbi in quell'epoca si era incavolato in un modo pazzesco per il cambio di modo di costruzione di questa università, ma io ho anche il servizio praticamente della vecchia struttura. Qua abbiamo le varie tesi di laurea dell'architettura e vari progetti fatti dagli studenti, praticamente una cosa veramente molto bella. E dopo andremo in via Rastello, dove che c'è l'associazione Agorè, che lì parlerà la coordinatrice Alessandra Marin, e dove che parlerà anche una studente, veramente molto bello. E poi ci sarà l'introduzione anche l'introduzione del professor architetto, ecco qua siamo in via Rastello, ecco l'introduzione del professor Sergio Pratali Maffei di Venezia, mi raccomando, non de Mestre ma de Venezia. Andiamo. Luogo del FAI, luogo del cuore per il FAI, e successivamente ha visto un contributo da parte della regione per il suo recupero con una destinazione a incubatore di impresa culturale e creativa. Siamo adesso tutti in attesa che inizi il cantiere di restauro per poter dar vita finalmente a questo incubatore, che è dedicato alle imprese giovanili a livello territoriale, quindi riguardanti l'intera regione. Ecco, di fronte a questi gioielli dimenticati della città, che cosa proponiamo in questa sede? Proponiamo, qui vedete una selezione anche esposta sul tavolo, questi sono quelli che gli studenti, i ragazzi chiamano e-book, che quindi raccoglie i contenuti del lavoro che hanno sviluppato sia nell'ambito del corso di laurea triennale in scienza dell'architettura che nell'ambito del corso magistrale. Qui trovate solo una piccola selezione del contributo di idee, io le chiamo utopie praticabili, che hanno voluto dare e regalare alla città che li ospita in questi anni. Purtroppo, direi sempre, senza aggettivazione, sempre inascoltate. Ecco, questo patrimonio di idee invece costituisce veramente un tesoro. La maggior parte di questi lavori sono molto pragmatici, quindi effettivamente realizzabili. Un segno della nostra presenza nel territorio. Oggi a scuola avevamo l'ERPA, avevamo i sindaci di Ruda e di Gradisca, avevamo il presidente dell'Ordine degli Architetti che ci ha appena raggiunto, proprio per dare questo significato. La nostra scuola, la nostra università, il corso di laurea magistrale in architettura, in particolare oggi a ciclo unico, lavora con gli enti territoriali per dare un futuro a questa regione e si spera un futuro a questi ragazzi.
Oggi incontriamo qualcuno dei nostri laureati, diciamo più anziani, che ci stanno raccontando della loro esperienza lavorativa e professionale, evidentemente per noi è la massima soddisfazione. Ecco, vi invito, oltre ad osservare questi lavori, ne presenteremo solo uno per questioni di tempo, che poi annunceremo, ma ciascuno di questi può essere illustrato da chi effettivamente l'ha sviluppato. Sono quasi tutti qui presenti gli autori di questa attività. Ecco, vi ringrazio per la vostra presenza e lascio la parola alla professoressa Alessandra Marin, che è la coordinatrice del corso di laurea magistrale a ciclo unico, unico in regione, in Interateneo con Udine, Alessandra Marin. Grazie. Scusate, grafo imperdonabile. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la collaborazione di Argo. Argo è l'associazione degli studenti di architettura di Gorizia, l'anima della nostra scuola e si spera un giorno l'anima di questa città. Scusate. Scusate, le telefonate arrivano sempre nei momenti meno opportuni. Andiamo con la coordinatrice Alessandra Marin. Data di quella di stamattina. Questa esposizione ha a che vedere anche con quello che stiamo facendo. Noi siamo venuti una mezz'oretta con gli studenti del nostro corso di piani e programmi per la rigenerazione urbana, perché abbiamo detto andiamo a vedere queste che sono delle idee per la rigenerazione urbana di Gorizia. In realtà tutte queste tesi sono delle tesi che seguendo interessi e propensioni di studio e di ricerca dei nostri studenti diverse, hanno immaginato un futuro per spazi esistenti che hanno bisogno di essere riqualificati, in alcuni casi, in altri casi riabitati, in altri casi ancora ricordati, in primo luogo. E quindi, diciamo, è un buon modo per avere una carrellata su come si può intervenire sulla città esistente, e Gorizia è una città che ha una serie di qualità che la rendono un caso studio molto interessante, come caso studio relativo al recupero del nostro patrimonio urbano e naturalistico ambientale. E quindi credo che sia importante anche per gli studenti più giovani fare questo piccolo tour. Tra le tesi che abbiamo scelto come una delle ultime tesi che sono state discusse poco più di un mese fa nel nostro corso di studi, ma anche per l'innovatività e per l'attualità di questo tema, abbiamo scelto quella di Miriam Geravolo e Greta Colle, che si è confrontata con un tema appunto innovativo, attuale e anche complesso, che è quello di immaginare delle strategie per una città accogliente chiaramente per chi viene da fuori e non è un ricco imprenditore che si vuole comprare una villa, ma è qualcuno che cerca un futuro migliore nel nostro paese o in Italia. Lascio la parola a Greta Colle. Prima però volevo ricordare semplicemente le altre tesi qui esposte. Le elenchi tu? Le elenco io. Grazie, dov'è? All'elenco che mi ha fornito Sofia. Andrea Asti, Palazzo Larise. Manuela Baldas, Villa Luisa. Dico solo l'oggetto. Chiara Cambruzzi, ex caserma del Fante. Valentina Cecchette, Bordi Urbani. Matteo Chitti, Sale Cinematografiche. Giulia Comar, ex Dazio. Elena Guaitoli, Palazzo Paternolli. Sara Minisini, ex Bagni Pubblici. Luca Morosetti, Parco Lineare, lungo il confine goriziano. Davide Pecorari e Valeria Pierri, ciclo itinerari e punti di sosta lungo l'Isonzo. Come vedete sono coperti i vari temi che caratterizzano questa città, per la quale speriamo tutti in un futuro migliore.
Ultimissima cosa, ci sono due tavole rappresentative di un lavoro che chiaramente è molto più ampio e più complesso, specie, tutti sanno che specie le tesi di Sergio Prattaglio hanno bisogno delle aule più grandi per essere esposte, perché lui fa lavorare con determinati gli studenti, e quindi qui ci sono, diciamo, delle rappresentazioni esemplari del lavoro fatto. Ecco, molte altre tesi sono qui ricordate solo attraverso il book, come si diceva prima. Bene. Grazie Greta. Grazie. E in breve, come detto, appunto è un tema che affronta l'immigrazione, in quanto diciamo che nasce dall'esperienza che abbiamo fatto in Germania, dove ci siamo trovati appunto ad affrontare questo tema e proprio affrontare anche ad andare dentro appunto il tema per conoscere le persone e capire che cosa significa essere una città accogliente. E abbiamo cercato appunto di calare questo progetto a Galizia. Un progetto, diciamo, che affronta, diciamo, che va a vedere quelli che sono i progetti europei e quindi capire quali sono già le strategie in atto nei diversi paesi europei, che non è solo il problema dell'immigrazione affrontato con un capannone dove appunto vengono messe dentro delle brandine per far dormire gli immigrati. Quello che abbiamo cercato di fare è integrarli e cercare di capire quali sono anche le attività e come loro stessi sono del potenziale che può essere, non dico utilizzato, però è un potenziale che abbiamo per anche rivitalizzare delle parti della città. Abbiamo appunto, siamo arrivati a tre strategie che sono qua rappresentate. La prima strategia è una strategia che l'abbiamo chiamata del buon samaritano, dal momento che quasi va a riempire il vuoto che sono gli appartamenti dismessi che ci sono all'interno della città, che appunto è un guadagno da parte per il privato e un guadagno anche per l'immigrato che entra a far parte anche di attività o comunque può andare ad aiutare la famiglia che lo ospita. La seconda strategia invece è una strategia di riattivazione di palazzi, che sono preso come caso studio Palazzo Bonelli, anche dal momento che anche l'immigrato può far parte della gestione del posto e delle attività che fanno parte all'interno di questo palazzo. La terza strategia invece è la strategia che guarda un po' all'attività e anche a come si può rivitalizzare un'area, infatti vi ho scelto un'area vicino al fiume Isonzo, anche attraverso la collaborazione tra diversi attori della città, che sono anche gli studenti, che sono le associazioni, che sono gli immigrati, che sono i cittadini in sé, che possono avere uno spazio all'interno di questo edificio. In questo caso abbiamo preso la Carraro, che è una fabbrica che è appena stata dismessa, e abbiamo cercato di capire come l'immigrato, comunque le persone, i cittadini, possono iniziare a rivitalizzare quest'area, anche creando nuove economie a partire appunto dai nuovi attori che stanno vivendo questa città. Che non è un caso che abbiamo scelto questa tesi, le motivazioni sono almeno due. La prima è che è stata una tesi premiata nell'ultima sessione di laurea con il massimo dei punti alla lode. E la seconda è per il tema che affronta, che è un tema delicatissimo in generale, in particolare per questa città. Noi abbiamo appena chiuso una mostra qui ad Agorè che si intitolava Frammenti espressivi, che ha ospitato i migranti che per 10 anni hanno transitato per questa città e hanno lasciato delle loro opere d'arte. Ecco, ci hanno chiesto se avevamo riaperto il CIE qui a Gorizia. Questa è la mentalità che vige in questa città. Loro ci hanno donato le loro opere, che per 3 settimane sono rimaste esposte qui in questa sede. Volevo ricordare, per chiudere, anche le altre presenze di questa mattina che hanno nobilitato questa nostra giornata dedicata all'architettura e che prima ho dimenticato: Corrado Azzolini, il soprintendente di questa regione, Pierluigi Di Blasio, il direttore dell'Agenzia del Demanio regionale, i due sindaci di Gradisca, Lidia Tomansinsi, e Franco Lenarduzzi di Ruda, Raffaele Caltabiano, che è l'animatore dell'associazione Amideria Chiozza, che è uno dei luoghi più straordinari di questa regione. E poi Antonio Giusa, direttore del Servizio Promozione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio dell'ERPAC, e la sua omologa Rita Uriemma, direttrice del Servizio Catalogazione, Formazione e Ricerca dell'ERPAC. Pietro Valle, figlio di Gino, nipote di Provino, quindi una tradizione almeno di 3 generazioni di architettura in questa regione,
e Daniele Omenetto della startup Ubiz 3D ospitata in Tecnoarea, della quale temiamo, come tutti sapete, la chiusura a fine anno. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza, se avete qualche curiosità sulle altre tesi approfittate dei rispettivi. Ecco, voglio salutare qua in mezzo il presidente degli architetti Massimo Rocco, che l'ho intervistato per Villa Aloise, e qua abbiamo veramente tantissima gente, tantissimi studenti, tantissimi allievi che hanno dato le loro tesi, ecco, le loro tesi, le loro cose. Comunque devo dire che un veneziano veramente, il goriziano del solito che dovrebbe amare di più la sua città, è più un veneziano che ama la nostra città, che è un goriziano. Guardate un po', adesso andremo a intervistare la coordinatrice professoressa Alessandra Marin, e poi andremo a intervistare Valentina di Sistiana, che per lei, finché non è venuta a studiare a Gorizia, non sapeva di Gorizia. Ma guardate un po', c'è gente che abita qua vicino neanche non sa della città di Gorizia, e come vedrete e sentirete veramente cosa dirà di bello di questa bellissima città. Bene, comunque abbiamo tantissima gente, si può ringraziare il grandissimo e potente, sentiamo questa studente. Valentina. Senti Valentina, tu sei di Sistiana, hai detto, no? Adesso studia a Gorizia, cosa pensi della cultura, dei palazzi, dei musei di Gorizia? Io penso che Gorizia abbia comunque un patrimonio storico, dei edifici molto importante, che però tante volte non vengono valutati nella maniera corretta e non vengono neanche curati e tenuti nella maniera giusta. Adesso ne stiamo facendo anche con il mio corso un lavoro sul Parco Basaglia, che anche questo si trova quasi sul confine qua sempre di Gorizia, e mi rendo conto che comunque è un patrimonio anche lasciato morire nel niente, esatto. Quando in realtà comunque ha un sacco di cose molto positive e si potrebbe fare all'interno anche un sacco di attività diverse, possono andare dei bambini come anche per persone più anziane. Ha un parco favoloso, stupendo, veramente. Degli alberi fantastici, che veramente io prima di iniziare a studiarlo all'università non sapevo neanche della sua esistenza. Esatto, è una cosa che neanche il goriziano non sa che esiste una cosa così. Anche se in realtà passando per la strada si vede benissimo anche la torretta dell'acqua. Sai cos'è? Che lì prima c'era il CSM, reparto malati di mente. Era un spazio abbandonato della città, che anche la città voleva dimenticare. Esatto, l'ha lasciato così. Tu, adesso noi l'11 di giugno avremo l'elezione del sindaco. Cosa potresti dire al nuovo sindaco che si insiederà a Gorizia? Beh, secondo me che innanzitutto dovrebbe cercare di valorizzare di più proprio la città in sé, ma sotto tutti i punti di vista, sia per come la cura più della città in sé, ma anche cercare di invogliare le persone a venire a Gorizia a visitarla, perché io la visito anche ogni giorno, vengo qua in università come studente, e anche i servizi pubblici, per dire, sono un pochettino carenti, esatto. Che magari si potrebbe migliorare sotto quel punto di vista là, o si potrebbe cercare di promuovere di più la città sotto vari punti di vista, o fare anche organizzare degli eventi che richiamino un po' le persone da fuori anche a venire. Sai cosa che mi viene da ridere? C'è il professor Maffei, no? Che lui non è di Gorizia. Scusate, non è di Mestre, ma di Venezia, no. Guai se dico così, mi uccide! Gorizia, di Venezia. I stessi cittadini, è veramente assurda la storia. Come mai questa cosa? Non so, forse i goriziani stessi la svalutano un po' come città, non so. Non si riesce a capire. Non riesco a capire. Bene, fai un bel saluto chi vuoi. Grazie, arrivederci, saluto tutti. Ecco. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti. E ai tuoi genitori, specialmente. E ai miei genitori e la nonna. Va benissimo, ciao. Bene, facciamo tanti auguri e andiamo con la coordinatrice Alessandra Marin. La coordinatrice della coordinatrice del corso di laurea di architettura di Gorizia. Oggi la signora Alessandra Marin. So che devo tutto in memoria. Marin, allora, oggi è la giornata dell'architettura a Gorizia. Allora, questa mattina c'è stato un convegno alle università di Via Alviano e adesso c'è una bellissima mostra. Senta, cosa mi può dire di questa giornata, professoressa? Sì,
La giornata dell'architettura a Gorizia si è organizzata in diversi momenti, sia nella nostra sede di Via Alviano, la sede del corso di studi in architettura, sia all'interno della sala espositiva dell'Associazione Agorè, ma anche all'interno dei negozi della città. Nella sede di Via Alviano questa mattina abbiamo avuto un incontro che ha visto la partecipazione non solo dei docenti di architettura e dei suoi studenti, ma anche di importanti istituzioni, del sovrintendente regionale, il sovrintendente Azzolini, del direttore dell'Agenzia del Demanio del Friuli Venezia Giulia, del presidente dell'Associazione degli Architetti e di una serie di responsabili di uffici del centro di catalogazione di Villa Marina Passariano. Comunque tantissima gente importante per questa università di architettura. Sicuramente. Molte persone che sono venute a parlare del rapporto che c'è tra il territorio e il lavoro che viene svolto all'interno delle aule della nostra scuola. Il lavoro che viene fatto dal corso di studi in architettura di Gorizia è un lavoro che mira a valorizzare quelle che sono le risorse del territorio, mira a rigenerare quelli che sono i patrimoni sia costruiti sia naturali e ambientali, e questo lavoro è stato poi presentato all'interno delle mostre, la prima di tesi di laurea che hanno avuto massima valutazione con lode nell'ultima tornata si è svolta all'interno delle nostre aule, questa seconda all'interno della galleria dell'Associazione Agorè invece è dedicata ai progetti di rigenerazione di edifici storici ma anche del paesaggio goriziano, e poi all'interno dei negozi che hanno accettato di ospitare questa iniziativa c'è una mostra fotografica dedicata ai luoghi dimenticati di Gorizia. Bene, comunque una bellissima iniziativa. Invece voglio dirle, lei di dov'è? Io sono Mestrina. Mestrina? Il professore di Venezia. Devo stare attento perché ho detto, io sono di Venezia, va bene. Allora, senta, lei che viene da Mestre, cos'è che le piace di questa città? Ci sono molte cose che mi piacciono. È una città che ha avuto una storia, che si è depositata nei suoi edifici, nelle sue strade, nelle sue piazze, nel rapporto con tutte quante le sue parti naturali. Gorizia ha una quantità di natura all'interno della città, con i suoi parchi, con i suoi viali alberati, che è assolutamente straordinaria, e che quindi oggi vale la pena di ripensare in un'ottica contemporanea per una migliore fruizione, una migliore valorizzazione e anche una conservazione di tutti questi patrimoni. Senta, per concludere, cosa direbbe al futuro sindaco che si insiederà il giorno 11 di 11 giugno? Cosa potrebbe dirgli a questo futuro sindaco? Che vale la pena di valorizzare il lavoro che l'università fa per Gorizia. Io parlo chiaramente come coordinatrice del corso di studi in architettura, ma comunque l'università per Gorizia è una realtà assolutamente importante, e che quindi questa valorizzazione dovrebbe essere oggetto di un piano ben strutturato e organizzato per tutti gli anni del suo mandato. Di saperla difendere in maniera con le unghie, giusto coordinatrice? Sì, saperla difendere e saperla valorizzare. Senta, visto che siamo vicini a Pasqua, vuoi fare gli auguri di buona Pasqua? A tutti i goriziani e soprattutto a tutti i nostri studenti, grazie. Benissimo, grazie mille. Buon salutiamo il signore e andiamo col Venezian, perché mi ha detto Venezian, mi raccomando. Con tantissima gente. Invece vorrei da lei, visto che il giorno 11 di giugno ci sarà l'elezione del sindaco e si insiederà, cosa potrebbe dire al nuovo sindaco? Parli pur forte. Potrei dire di venire a vedere questa mostra, perché questo patrimonio di idee, di proposte degli studenti, indipendentemente da chi vincerà queste elezioni, secondo me ne dovrà tenerne conto.
perché qui abbiamo una serie di proposte concrete, praticabili, per migliorare la città e la vita di tutti i suoi cittadini. È un'altra cosa che bisogna difendere con le unghie e con i denti l'Università di Architettura di Gorizia. Giusto o no, professore? Sì, sì. So che lei ci lavora, ma noi siamo cittadini goriziani e vogliamo che l'Università di Gorizia, l'Università di Architettura, resti in questa città. Assolutamente, io mi sono trasferito in questa città a seguito della mia università. Questa città ha voluto fortemente l'architettura, adesso deve difenderla, perché da voci di corridoio si ipotizza un suo rientro a Trieste, che sarebbe una sconfitta per tutti, veramente. Non solo per la città, ma per chi ci ha lavorato e ci ha creduto in tutti questi anni. Esatto, e per concludere, visto che siamo vicini a Pasqua, se vuoi fare gli auguri di buona Pasqua a chi vuole, professore. Auguri di buona Pasqua a tutti i goriziani. E la sua compagna anche, possibilmente. Certo, io sono, sa che io sono così. Ma io quelli li faccio in privato. Va bene, ma mandi anche tu, so che lei ama più i giornali che la TV, ma mandi anche un saluto in TV. Un saluto? Un saluto in TV, no? Auguri a tutti, auguri anche a Roberta. Va bene, grazie mille. Grazie a lei. E grazie e auguri anche a lei della sua presenza e della modalità assidua con la quale ci segue ed è sempre attento alle nostre iniziative. Grazie Gorizia TV, auguri a Gorizia TV. Grazie mille e buon lavoro. Salutiamo il Venezian, l'architetto Sergio Prattali Maffei, Venezia.